Erano cattivi. Che guardi, noi ce l'aveva tutta un'agricoltura, ce l'ha preso in tutta. E pu, vuoi essere capitalista, c'ha avere maiale. Sicché ero sola a casa, ero giovane, che avevo 10-12 anni. A Parì questi tedeschi se vedesse che lavoro. Dice, dare maiale sì no. Ma c'avevano la mitragliatrice in mano. Sa. Il ricordo ancora vivido degli anziani aretini che raccontano la loro liberazione. Così l'Associazione Culturale Interni ha voluto omaggiare la memoria della liberazione di Arezzo con una performance itinerante nel Palazzo Comunale. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che è mano nemica, vedevan l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Il 16 era di domenica, uno spettacolo per non dimenticare e non dimenticare anche la storia del nostro territorio. Sì, esattamente. Il titolo viene da una frase che è stata detta da uno dei signori intervistati che ha cominciato il suo racconto dicendo il 16 luglio 1944 era domenica e da lì poi è partito con il ricordo di quella giornata e la nostra operazione era quella appunto di raccogliere testimonianze delle persone che ancora sono presenti e che hanno voglia di ricordare e riproporle in forma teatrale. Le persone che hanno vissuto quei giorni sono presenti in voce perché noi abbiamo registrato le loro testimonianze e le faremo ascoltare alla fine di questo percorso in una registrazione che si ascolterà all'interno del Consiglio Comunale. Per me è stato preziosissimo, importantissimo ascoltare queste voci, questi ricordi che sono stati veramente commoventi e assolutamente non lontani, cioè penso che siano assolutamente molto, molto attuali e molto importante che li ascoltiamo e che invitino a non solo a ricordare ma anche a pensare all'oggi, assolutamente riflettere sull'oggi, non solo sul passato. Avevamo